mi tratti bene il dove sul fiore che stai? Guarda che sai, guarda cosa, si verga, me lo tratti bene che stai, che abbiamo ancora da parlare, barone. E allora, andiamo a riparare perché mi sento, sono a centinaia, Fra poco qui ci sarà un piccolo inferno, ma non certo ci colpiranno. Attenti! Ehi! Attenti! Ripararsi! Attenti! Attenti! Allora, come vedete la storia continua, ormai vi leggo un pochino di luce così vedo. Vi state dentro la vicenda? Sì. Si capisce? Sì. Ti sto facendo vedere un libro. Cristani, il nostro Cristani, ovviamente il giorno dopo torna a casa sua. Lui abita a Wilmsvasse, no? Vedo, di Berlino, una casa veramente bombardata, poveretto. In questo momento la storia prende un'altra piega. Lui, tra l'altro, un vicino di casa, un certo Jacobson, lo aveva protetto e riparato. Pensate, un tedesco dell'SS, no? Un ufficiale dell'SS che protegge un ebreo berlinese. Una cosa che senza mai doveva saperlo anche per esempio un passante, per cui sai c'è una fucilazione immediata, no? Beh, Jacobson sta dall'altra parte, se lo sta aiutando a mettere a posto i quadri, il bombardamento. Mentre noi a un certo punto Jacobson lo lasciamo un po' perdere, no? Perché Gestein in questo momento fa un bel incontro, anzi ne fa due, no? Uno più interessante dell'altro. Ed è bellissimo poter constatare questa meravigliosa figura come adesso si dipana in tutta una serie di questioni che sono di ordine morale, di ordine sociale, di ordine religioso e soprattutto di ordine religioso. Anche perché lui è cristiano, ma naturalmente della comunità del genere. Lui è un luterano, soprattutto un luterano. Nonostante fosse a conoscenza, avesse parecchi amici altolocati della comunità evangelica. Allora mentre sta mettendo a posto, naturalmente facendo ben accortezza che Jacobson sia dall'altra parte, sente bussare la marcellata porta mezza distrutta, no? E a un certo punto si sente un Hitler! Ah, è lei, dottore. Facciamo la conoscenza con il dottore. Questo personaggio che stava anche a Falkenstein, non l'abbiamo trattato proprio perché non per non ripeterci, altrimenti questo dottore va a snidare Gestein. È una figura micidiale, quella che vi ho detto poco fa, no? A fattezze umane non è neanche un mostro, è peggio. Chiaramente il dialogo tra loro due è un vero e proprio trattato teatrale, no? Questo piacerebbe moltissimo ai giovani fare questo pezzo, no? È molto bello perché lascia intuire il sottotesto che c'è tra i due, no? Allora, il dottore arriva a casa di Gestein e subito gli fa: Oh, Gestein, allora ha saputo, ma vedo che lei ignora. Che cosa, dottore? Ma l'attentato a Hitler. L'attentato a Hitler? Sì, certo. Con lui c'erano Himmler e Göring, poi l'aereo è caduto e Dio santissimo, ma non si è salvato nessuno. Mi dica, cosa è successo? Sì, salvato. Salvato, sì. Indovini chi? Chi? Ma la Germania. Dottore, questi sono scherzi di cattivo gusto. Perché sembra dirmi una bella cosa che la sua casa sia andata, si è scesa in cantina, guardi come le hanno ridotto il telefono. Pensi che la casa della mia amica è scesa anche lei? Senta, non mi trattengo molto, domani vado a Tubinga. Ho riservato un posto in macchina anche per lei, verrà con me. Potrà andare a trovare la sua famiglia e così con lei potremmo conversare, perché è bello. Lei è l'unico con cui sia veramente piacevole conversare per stare. Beh, lei mi lo singa, dottore. La ringrazio, d'accordo, domani. A che ora? Alle 7. Senta, che stai. Mi raccomando. Certo, naturalmente, se il portone resterà ancora in piedi, io mi farò trovare alle 7 in punto. Ma come mai, dottore, lei va a Tubinga all'università, come professore? No, piano, sai. Prima la libera docenza, poi si vedrà. Ah, e quindi presenterà la serie di sperimentazioni che sta facendo ad Auschwitz, ma non sono coperte dal segreto militare. No. Io intendo tener cattedra, ma non come medico, no. La medicina è soltanto il mio mestiere. Intendo tener cattedra come filosofo, cioè il mio divertimento.
Per quanto riguarda poi il trattamento dei prigionieri, beh, non è più cosa segreta, credo, sai, lo sanno tutti. Pensi che a maggio hanno chiamato tutti chiunque avesse un grado oppure un titolo, persino il professor Sauerbrock, che ha fatto la sua bella conferenza. Senta, piuttosto, ho portato qui con me questo trattato, sono due cervelli gemelli. Sa, dovevo consegnarlo a una matricola che abita qui vicino, purtroppo la sua casa è scesa in cantina, quindi se saprò che è ancora viva verrà a prendersi qui da lei. Dai, che stai, mi metto da parte. È un trattato alla formalina che va trattato con cura. Ah, cervelli e gemelli. Beh, più facile trovare i fiori ad Auschwitz, dottore. Dica un po' questa. La cosa le suscita irritazione, eh? Discepolo di Cristo. Io lo so quello che fa lei. E quello che fa lei è spaventoso. Dica un po' che stai, ma... com'è possibile oggi tenere in piedi, tenere assieme queste due cose? Avere un intelletto ed essere anche cristiani. Me lo dica. Beh, c'è la testimonianza di Bilbao, dottore, no? Anche lui, dopo una vita scioperata e byronesca, intese vivere nel vuoto. Vale a dire, dall'intellettuale a Dio. Dal nulla a Dio. Ha detto, e questo forse credo che sia probabilmente l'ultima parola in fatto di saggezza, ha detto... mi sono fermato ad un gradino del sapere pienamente cosciente.